La figlia della libertà è un romanzo che ha avuto una genesi un po' faticosa perché non riuscivo mai a afferrarlo, ma fondamentalmente ho capito la voce di questo libro. La voce di questo libro è la tragedia, la difficoltà della gente, il tutto però condito, e questa è la voce, da i sogni, le speranze, il lottare per un destino diverso da quello che ti è stato scritto dalla vita. Nel 1913 a Buenos Aires, 1913 è l'epoca in cui si svolge il romanzo, c'erano circa 2 milioni di abitanti, di cui 1 milione erano italiani. Erano tutti uomini, perciò purtroppo la prostituzione era il grande affare del secolo. Esisteva una società falso-filantropica che per ben 80 anni ha reclutato ignare ragazzine tra i 13 e i 17 anni nell'est Europa, ragazzine ebree, e portate nei loro 2000 bordelli. C'erano 30.000 ragazze che duravano meno di una macchina scassata perché venivano distrutte, e studiando, siccome a me piace studiare eccetera, mi sono imbattuto in questa cosa incredibile: questi fatturavano 50 milioni di dollari all'anno e perciò si compravano tutto, tutti. I miei personaggi si chiamano Rachel, Rocco e Rosetta, tutti e tre con la R. Non è casuale, perché per me è rinascita, perché effettivamente è ciò che cerco di raccontare, la rinascita di tre personaggi. Ovviamente io sono italiano e mi interessava raccontare la nostra vicenda fondamentale, che sembriamo aver dimenticato, ma è la migrazione. Ci sono più di 30 milioni di italiani che sono andati in giro per il mondo a sparpagliarsi in cerca di mangiare, perché poi è di questo che stiamo parlando. Anche se è un libro abbastanza duro, io credo che sia un libro pieno zeppo di speranza e di fiducia nella vita, in quello che possiamo fare se crediamo nei nostri ideali.